Buonasera, buonasera a tutti. Ora torniamo a parlare di quello di cui stavamo parlando, però ci dica, gli italiani, cartello, gli anziani a casa, evitare i luoghi affollati, no baci e strette di mano, stop a manifestazioni sportive per un mese, chi ha la febbre resti a casa. Allora, queste sono le indicazioni del governo e dall'idea di una legge marziale, di una qualcosa di estremamente grave, o sono dei comportamenti di buonsenso che vi dicono di pubblicizzare gli scienziati? Noi abbiamo un comitato tecnico-scientifico che è composto dai migliori scienziati italiani, dall'Istituto Superiore di Sanità, il Consiglio Superiore di Sanità, presidenti di importanti società scientifiche, e crediamo che per come stanno le cose oggi in Italia, con una diffusione del virus ancora concentrata prevalentemente in un'area, ma che sta dando numeri significativi negli ultimi giorni, ci sia bisogno di comportamenti corretti da parte di tutti gli italiani. Abbiamo bisogno di vincere questa sfida, le istituzioni devono fare la propria parte, il governo nazionale, le regioni, ma abbiamo bisogno che gli italiani facciano fino in fondo la loro parte, ministro, con comportamenti corretti. Mi perdoni, ministri, ministro, la cosa è semplice, è un ordine o un consiglio? No, e io penso che dobbiamo chiedere agli italiani di rispettare queste che sono disposizioni. È chiaro che sugli eventi sportivi, sulle manifestazioni, c'è un'ordinanza vera e propria. Non è che potremo mettere una persona a controllare chi dà la mano e chi non dà la mano. Però noi chiediamo agli italiani un sussulto di responsabilità. D'altronde il ministro francese alla salute già 5 giorni fa ha detto con chiarezza evitiamo di dare la mano. Poche ore fa la ministra, la cancelliera Merkel, l'hanno fatto in maniera emblematica proprio. Senta, io non credo nella coercizione, non posso mettere una multa, non posso fare una multa se una persona dà una mano, però stiamo dicendo agli italiani una cosa molto semplice. La situazione è una situazione che va seguita con tanta attenzione, è una situazione seria, non banale, e abbiamo bisogno che ciascuno faccia la propria parte. Un virus non si può fermare solo con un decreto di un governo, con una delibera di una giunta regionale. Il virus si può fermare se c'è la volontà e il lavoro di tutti, ciascuno può fare la propria parte. Siamo meglio... bastano pochi atti, pochi gesti semplici. Ministro, stiamo meglio o peggio di una settimana fa? E questa puntata sarà tutta dedicata all'effetto che la paura sta avendo sulla nostra economia. Queste regole la aumentano? Ci devono tranquillizzare? Siamo meglio o peggio di una settimana fa? Io penso sempre questo, che l'economia si riprenderà con forza quando avremo sconfitto il virus. Quindi se ci sono cose da fare per sconfiggere il virus, sono cose che vanno nella direzione giusta. Il virus si è diffuso in un pezzo chiaramente del nostro paese, i numeri sono ancora contenuti, però abbiamo bisogno di fronteggiarlo con tutte le energie che abbiamo. Io penso che l'economia sia fondamentale, ma che la premessa per occuparci con coraggio di un rilancio economico sia vincere questa sfida. E per vincere questa sfida, lo ribadisco, abbiamo bisogno di comportamenti virtuosi, tutto sommato semplici, che ogni cittadino può sviluppare. E in modo particolare chiediamo un'attenzione per le fasce di popolazione più anziane, che sono quelle che più facilmente possono pagare un prezzo e lo hanno pagato già insomma in questi primi giorni. Senta, tutto è stato d'animo, umore, di come le persone capiscono. Allora lei mi deve dire se siamo in una situazione che sta migliorando o che ci deve spaventare perché sta sempre di più portandoci via. Le chiedo solo questo, so che lei ha lasciato il consiglio con gli altri ministri e deve tornare al lavoro, non voglio abusare la sua gentilezza, ma stiamo meglio o stiamo peggio, ministro? No, c'è una riunione importante con tutti i capigruppo del Parlamento, sì, senza distinzione tra maggioranza e opposizione, perché questa battaglia si vince insieme, non risponde il governo, deve rispondere tutto il paese. Quindi siamo meglio o tutti. Siamo peggio, ministro? È troppo presto per dirlo, le misure che abbiamo assunto, le abbiamo assunte 10 giorni fa, il tempo di incubazione del virus, come è noto, è fino a 14 giorni, potremo valutare solo col passare dei giorni la validità e la forza di queste misure, ma nel frattempo chiediamo uno sforzo, un sostegno a ciascun cittadino, ciascuno può fare la propria parte con pochi semplici atti. Ok, sì, mi dicono di chiudere, grazie davvero, grazie, ministro.